34. Lascia perplessi. La Rumba hanno perso brava. Un po' di punti perché 3-2 per loro è bella, troppo poco. Perché la Rumba di Dubrava Solovjov era andata. Cioè, solamente il terzo tecnico dalla coppia che è campionessa europea uscente non è un ce po' lo poco. Si aspettava. No, è un po' poco. Allora, primi component, sottolineiamo, comunque mantengono i primi component. Stiamo facendo le pulci però a sì, delle ma è ovvio perché è la differenza. Ci divertiamo a farlo ovviamente perché è la differenza per arrivare a una medaglia, cioè non stiamo ovviamente parlando di coppie notevoli, per cui livello incredibile. Ecco, Ekaterina Ryazanova, Ilya Tkachenko, la coppia russa bronzo ai nazionali. Ed ecco davvero un altro modo di interpretare questo latinoamericano per Ekaterina Ryazanova, Ilya Tkachenko. Continuiamo veramente a vedere versioni completamente diverse. Sì, questo è lo stile che possiamo chiamare e denominare in questo momento lo stile russo, cioè una cosa molto più veloce, una patinata velocissima, molto sicuri, movimenti esplosivi e veramente grande intenzione di voler impressionare con la forte energia. E però andando a perdere magari su quei movimenti, su quelle coreografie che vanno a riprendere invece lo stile corretto del ballo da sala. Però quello che è da sottolineare di questa coppia è proprio un livello tecnico parecchio alto. Abbiamo visto veramente gli elementi tecnici eseguiti molto molto bene e anche dalla nostra posizione eravamo tutti tranquilli e sicuri di quello che stavamo guardando. E mi è piaciuto tantissimo anche come hanno interpretato la rumba, quindi la prima parte. Del loro programma. Ma adesso sentiamo che il pubblico è ovvio che mentre voi vedete i replay a casa della coppia russa sul ghiaccio sono
entrati Penny Coombs e Nicholas Backlund, sono i campioni in carica e sono di Nottingham, come non facciamo a non ricordare ancora una volta, inevitabilmente ovviamente, la coppia di danza Jane Torvill e Christopher Dean, che proprio sono legati alla città di Nottingham, sono di Nottingham e lì hanno creato la loro storia, no Barbara? Beh, insomma, stiamo veramente parlando della storia del pattinaggio, come loro nessuno, un programma olimpico con tutti 6-0, allora la perfezione. Bellissimo quel bolero. Rimarrà. Infatti prima vedevo storia per sempre. La coppia di artistico che ha osato quasi portare il bolero qui, ho detto beh, bel coraggio, no? Guarda, davvero sì, e ti dirò che la pista è tappezzata di poster con una tournée che proprio Jane Torvill e Christopher Dean faranno in aprile. Si è visto, quindi dovunque c'è l'annuncio di questo Dancing on Ice. Ed è sempre un piacere vederli, per cui grandissimi, grandissimi campioni. Tra l'altro Christopher Dean che grande allena, coreografo anche. Infatti fa delle coreografie, certo, anche molto molto particolari, certo, l'anno scorso. Ne ha create di straordinarie, del resto questa era la loro particolarità. Esattamente, di fare proprio programmi molto difficili e molto ricercati per essere allora, quindi attendiamo intanto il punteggio di... Ed ecco 61-34, dunque 31-85 per il tecnico Elements e 29-49 per la presentazione. Anche in questo caso loro ottengono il nuovo personale stagionale che era 53-89 prima, quindi l'hanno assolutamente sorpassato e sono in terza posizione.